mister, una doppia formazione per questo test, come ha visto i ragazzi sia nel primo che nel secondo tempo? No, l'hanno interpretata bene, con spirito, cercando di riproporre le cose che prepariamo durante la settimana. Non siamo stati molto precisi nel primo tempo, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, qualche ultimo passaggio, ma continueremo a lavorarci. Poi abbiamo rischiato pochissimo, peccato su una delle pochissime situazioni create, la squadra avversaria ha fatto gol, ma andremo a rivedere questa cosa. Poi nel secondo tempo siamo entrati bene ugualmente, abbiamo spinto, abbiamo creato occasioni e abbiamo ribaltato il risultato, ma comunque contro una squadra di Serie A e abbiamo comunque fatto un passo avanti nell'ottica della preparazione della Coppa Italia e del campionato. Mista, nel primo tempo magari, so che non accetterà questa spiegazione, ma forse c'era un po' la testa della Coppa Italia? No, al primo tempo hanno cercato di costruire, ripeto, abbiamo sbagliato qualche gol davanti alla porta, qualche ultimo passaggio. Ovviamente ancora qualche ragazzo non è ancora al top della condizione, ma è normale, quando si fa dopo una preparazione c'è alcuni che magari entrano prima in condizione, altri bisogna aspettarli un po' di più, ma questo sta nella logica del lavoro, delle squadre, delle caratteristiche fisiche di alcuni ragazzi. Però continuiamo a lavorare sapendo che da qui a 20 giorni, è chiaro, tante cose magari saranno ancora diverse. La nota lieta di questa sera, hanno segnato due nuovi acquisti, due debutti con il gol, soprattutto Evandro, che praticamente non era neanche ancora entrato. Una nota positiva per lui. Sì, è un ragazzo che si allena con noi da 4-5 giorni, quindi è normale che ancora tanto da lavorare, da fare, da capire, però è entrato con lo spirito giusto, questo è già importante, cercando di andare a fare insomma un po' i movimenti che gli chiediamo, ma ancora ovviamente molto giovane e soprattutto ha ancora tanto da imparare e da capire, perché è appena arrivato nel calcio italiano. Quanto è carica la squadra in vista di sabato? Ma dobbiamo essere carichi in tutte le partite, quindi interpretarle al meglio, giocarle con spirito. La squadra lo ha fatto e lo deve fare sempre, con la voglia di portare a casa sempre i tre punti, a prescindere che si giochi in casa o fuori casa. Noi stiamo cercando di lavorare su questi concetti, questi principi, per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, quindi abbiamo ancora tanto da lavorare, perché è chiaro che io per quello che ho in testa, abbiamo ovviamente in un mese non possiamo aver capito tutto, come è normale che sia, ma comunque ci sono già volontà, spirito, attenzione e voglia di andare a riproporre le cose che prepariamo, quindi con fiducia andremo poi a farle sul campo.